Scopellini è stato ucciso a 56 anni in un agguato il 9 agosto 1991 in località Campopiale, a Campo Calabro, il paese a pochi chilometri da Villa San Giovanni, paese del quale il magistrato era originario, dove tornava ogni anno per trascorrere le vacanze estive. Senza scorta, metodico nei suoi movimenti, Scopelliti è stato intercettato dai suoi assassini mentre a bordo della sua automobile, una BMW, rientrava in paese dopo aver trascorso la giornata al mare. L'agguato avviene all'altezza di una curva, poco prima di un rettilineo che immette nell'abitato appunto di Campo Calabro. Gli assassini, almeno due persone a bordo di una moto appostata lungo la strada, sparano con fucili calibro 12 caricati a pallettoni. La morte del magistrato è istantanea. Secondo i pentiti dell''ndrangheta Giacomo Lauro e Filippo Barreca, sarebbe stata la cupola di Cosa Nostra siciliana a chiedere all''ndrangheta di uccidere questo magistrato, che avrebbe rappresentato tra l'altro la pubblica accusa in Cassazione nel maxi processo a Cosa Nostra. Cosa Nostra, in cambio del favore ricevuto, sarebbe intervenuta, secondo le cronache, per far cessare la guerra di mafia che si protraeva a Reggio Calabria dall'ottobre del 95, quando fu assassinato il boss Paolo De Stefano. Dopo una serie di processi con condanne ed assoluzioni, nel 2001 la Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria assolde Bernardo Provenzano, Giuseppe e Filippo Graviano, Raffaele Ganci, Giuseppe Farinella, Antonino Giuffrè e Benedetto Santapaola dall'accusa di essere stati i mandanti di questo omicidio. L'omicidio Scopelliti sembra quindi rimanere impunito. E dietro a questa impunità nasce evidentemente, anche dietro a questo, il desiderio di verità, espresso tra l'altro proprio con la pubblicazione di questo libro da parte di Aldo Pecora. Passo subito la parola a lui, chiedendogli proprio questo. Tanto questa è un'inchiesta diventata poi un libro, nata non solo dall'indignazione che pure traspare dalla lettura per l'uccisione di questo servitore dello Stato, ma anche dal desiderio di portare alla luce alcune zone d'ombra in merito a questo omicidio. Puoi raccontarci cosa stava facendo Scopelliti nel momento in cui fu ucciso? Chi era in quel momento per la malavita organizzata questo giudice? Innanzitutto grazie per l'invito, grazie ad Agostino, ai ragazzi che hanno organizzato, all'amministrazione comunale, ai musicisti, ai nostri attori. È una storia questa che per 20 anni è rimasta sepolta con tanti strati di polvere in un cassetto. Non so se volutamente o se forse, diciamo, per distrazione. Utilizzo la stessa parola utilizzata da Giovanni Falcone una settimana dopo il delitto, quando disse forse eravamo distratti. Eravamo distratti a non esserci accorti che è stato ucciso in un giorno d'estate del 91, prima delle stragi, un magistrato che non lavorava in Calabria, un magistrato che stava a Roma da tanti anni e che tornava in Calabria soltanto per fare le sue ferie, in quella Calabria dove non aveva la scorta, dove si sentiva sicuro. Diceva che la scorta era uno status symbol, in quella Calabria dove paradossalmente, da quello appunto patto inedito tra due organizzazioni criminali, tra due autorità criminali, che sono la mafia siciliana e quella calabrese, lui avrebbe trovato poi la morte, con la certezza però di essere al sicuro in quella terra. Una terra dove c'erano tanti problemi, una guerra di 'ndrangheta in atto, la seconda guerra di 'ndrangheta, 1.000 morti a Reggio Calabria in meno di 5 anni. Una guerra dove i boss andavano in giro con le auto blindate perché rischiavano di saltare in aria con i bazooka e così venivano uccisi. Non sto parlando di Kabul o di Beirut, ma si parla di Reggio Calabria a cavallo tra gli anni 80 e 90. Scopelliti non si era mai interessato di processi, diciamo, in Calabria. Ha fatto processi anche contro l''ndrangheta, così come ne aveva fatti contro Cosa Nostra, contro la nuova camorra organizzata e contro il terrorismo nero e rosso, ma lavorava appunto a Roma in Cassazione. E lì si era occupato della pubblica accusa in processi importantissimi, per esempio il primo processo per l'uccisione, sequestro e l'uccisione di Aldo Moro, o la strage del Rapido 904, il treno di Natale che fu fatto saltare in aria da un connubio tra Cosa Nostra e terrorismo. Si occupò anche del sequestro dell'Achille Lauro, dei processi per gli omicidi dei giudici uccisi dalle Brigate Rosse. Oggi è un tema di attualità. Occorsio, Alessandrini, Amato,
sono i processi che lui ha dovuto fare contro chi aveva ucciso dei colleghi, così come il processo Chinnici. Chinnici è il padre del pool antimafia di Palermo, è stato ucciso negli anni Ottanta. Il processo in Cassazione, la pubblica accusa era stata fatta da Scopelliti. Ma chi era Scopelliti? Era un magistrato requirente, quindi non giudicante, che nelle sue pubbliche accuse sempre e comunque voleva far valere la certezza del diritto e voleva far sì che la legge fosse davvero uguale per tutti, al punto che in alcuni casi non lo si poteva sicuramente etichettare come giustizialista o garantista, perché rapporto superlativo con gli avvocati degli imputati, riconosceva la dignità soprattutto di uomo all'imputato prima che a probabile criminale, ma poi quando c'era da chiedere assoluzioni, quei pochi casi che ci sono stati le ha chieste, quando c'era da chiedere a Gasperi non si tirava indietro. E Gasperi le aveva chieste fino al marzo del 91, quando ci fu appunto il processo per la strage del rapido 904, e lui chiese non solo la conferma degli ergastoli per Pippo Calò, detto la salamandra. Ai tempi i nomi dei posti siciliani erano questi, ancora Rina era meno conosciuto, c'erano Calò, Liggio, e lui aveva chiesto la conferma degli ergastoli per lui, per Cercola, che era il suo braccio destro, e non solo, aveva anche chiesto l'annullamento delle assoluzioni che erano intervenute in appello, quindi un nuovo processo. E si era occupato di tante storie anche a metà con la P2, il misterioso scandalo dei petroli, sono anni particolari, e in una sezione particolare della Corte di Cassazione, che era quella, la prima sezione penale, meglio nota come la sezione dell'ammazza sentenze, ovvero l'alter ego di Scopelliti, insomma il giudice che stava da quest'altra parte dell'aula, e il giudice Corrado Carnevale, dalle sue mani in quel momento sono passati più di 500 processi di mafia, e quella corte ha sempre annullato o rinviato o assolto, comunque insomma, per vizi di forma, più di 500 processi di mafia, dove Scopelliti puntualmente in molti di questi aveva chiesto le conferme degli ergastoli, e in altri purtroppo non gli è mai stato concesso di portarle a compimento. Ma era soprattutto, prima che un magistrato, un uomo. E perché viene ucciso? Viene ucciso perché evidentemente non si è fatto corrompere. Lo scopriremo poi nella rilettura di questa storia. Io ho voluto scriverla perché paradossalmente per 20 anni si parlava di mafia riguardo alla Sicilia, Cosa Nostra, Falcone, Borsellino, ma mai si parlava di questo giudice. Ed è importante perché lui viene ucciso in quanto non si fece corrompere, lo dicono 17 collaboratori di giustizia, nel tentativo di fare una carezzina, diciamo, a Totò Riina e a Provenzano in quello che era definito il processo del secolo, il maxi processo contro Cosa Nostra. 474 imputati, portati tutti in un unico processo a giudizio, in quella famosissima ormai aula bunker di Palermo, è stata costruita appositamente per fare quel processo. Erano alla fine degli anni Ottanta, anni in cui Palermo diviene la capitale anche dell'antimafia, non solo della mafia. Falcone e Borsellino erano dei simboli. Quel processo, che era stato portato con condanne in primo grado, condanne in appello, era arrivato nel 1991 all'ultimo grado di giudizio. Ovviamente la situazione era difficilissima, perché era quella stessa sezione dove altri 500 processi di mafia avevano fatto una brutta fine, quindi Scopelliti ha un ruolo importantissimo. Provano a corromperlo perché? Perché ovviamente puntano all'uomo, che è fatto di carne e di ossa. Addirittura dice un pentito, Marino Pulito, che gli offrirono 5 miliardi per cercare di raddrizzare la sua requisitoria di fronte ai giudici della prima sezione penale. Non ci riuscirono, così come appunto non sapevano, perché questa è anche la storia della storia, che quell'uomo, nonostante in giro non lo sapesse nessuno, aveva anche una figlia, una famiglia. Rosanna, questa bambina segreta, la sua esistenza era stata resa nota soltanto a pochissimi amici e al fratello. Perché? Perché lui ovviamente viveva quelli che erano i problemi di un magistrato. Erano stati anni particolari, era successo in Campania, era successo anche altrove, che per colpire un magistrato purtroppo venissero poi invece colpiti anche indirettamente i loro affetti. È successo a una bambina di 11 anni in Campania, proprio l'anno prima che nascesse Rosanna. Quindi Rosanna nasce e viene tenuta da una figlia segreta. Rosanna ve lo racconterà poi lei. Da bambina la cosa più disarmante quando l'ho saputo.